Qualche settimana fa avevo finito di leggere il libro di Robert Kiyosaki, Il quadrante del cash flow, guida per la libertà finanziaria. Un paragrafo mi ha incuriosito perché qui Kiyosaki affermava che gli imprenditori di successo aumentano le loro spese, mentre i dipendenti di successo aumentano le loro entrate. Aumentando le spese, gli imprenditori guadagnano di più, ma aumentando le entrate, i dipendenti perdono di più. All'inizio questa teoria non aveva senso per me, perché non riuscivo a capire come aumentare le spese fosse positivo per un imprenditore, mentre aumentare le entrate potesse essere negativo per un dipendente. Ora spiego il motivo seguendo le nuove lezioni di Kiyosaki. Lezione 1. Perché non trovi un lavoro? Kiyosaki afferma che tanti tentativi fatti per diventare ricco, alla fine ce l'ha fatta, ma ha perso tutto molto in fretta, rimanendo senza casa. Ha dovuto dormire a casa di un suo amico e aveva malapena i soldi per sopravvivere. Durante questi tempi bui, spesso gli ponevano questa domanda: perché non ti trovi un lavoro? Sebbene lui e sua moglie avessero una qualifica per trovare lavoro con facilità, Kiyosaki afferma di aver sempre rifiutato perché non voleva essere una parte sbagliata del quadrante del cash flow. Secondo il quadrante del cash flow, le persone si dividono in quattro categorie, a seconda di come guadagnano: i dipendenti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e gli investitori. Quelli sul lato sinistro del quadrante, i dipendenti e i lavoratori autonomi, generano entrate attive spendendo il loro tempo per soldi. Quelli sul lato destro del quadrante generano entrate passive, cioè utilizzano soldi di qualcun altro o tempo di qualcun altro per generare delle entrate per sé. Kiyosaki detiene che non sia una buona scelta essere sul lato sinistro del quadrante, perché da questo lato bisogna lavorare sodo e pagare tasse elevate. Poi, se vuoi diventare ricco, è veramente difficile stare sul lato sinistro. Ecco perché Kiyosaki non ha mai voluto trovare un lavoro, perché questo lo posizionerebbe direttamente sul lato sinistro del quadrante. Sul lato destro gli imprenditori e gli investitori o non pagano tasse o sono veramente basse, perché per legge possono prima spendere e poi pagare le tasse su ciò che rimane. Questa situazione è opposta a quella che vivono i dipendenti autonomi: prima pagano le tasse e poi vivono con ciò che gli resta. Se vuoi avere più entrate da dipendente, devi lavorare molto duramente. Inoltre, il grosso problema è che quando il tuo reddito aumenta, nello stesso tempo aumentano anche le tasse. Condividi con il governo una grande parte dei soldi che hai guadagnato. Al contrario, gli imprenditori si concentrano all'aumento delle spese, così ottengono dei vantaggi, riducono il loro reddito imponibile e devono pagare meno tasse. E poi, se vai a vedere, le loro spese sono per la maggior parte dirette per acquisto di attività, così ad aggiungere altre entrate. In parole semplici, ciò che esce nelle loro spese entra nelle loro attività, generando ulteriore reddito e pagando tasse basse. Kiyosaki dice che per poter capire dove si sta dirigendo la persona è necessario vedere la loro colonna delle spese. Se la maggior parte è rivolta verso le passività, cioè TV, auto, PC, viaggi, smartphone, tutte le cose che non generano reddito, è come se mandassi i tuoi soldati a schiantarsi e morire. Al contrario, se le tue spese sono dirette all'acquisto di attività, mandi i tuoi soldati a reclutarne altri per il tuo esercito, che a loro volta lavorano sodo per reclutarne altri. Se sei disciplinato e istruito, tutto questo può trasformarsi in un impero. L'autore racconta che una volta, in un'intervista, gli chiesero quanto hai guadagnato nell'ultimo anno e quante tasse hai pagato. Quando rispose che aveva guadagnato 1 milione di dollari e pagato zero tasse, il giornalista non riusciva a capire come non avesse pagato neanche una tassa. Infatti, dopo qualche giorno, il giornalista pubblicò un giornale dicendo: il milionario guadagna 1 milione di dollari, ma paga zero tasse. Il giornalista pensava che stava facendo qualcosa di illegale, ma in realtà stava solo seguendo la legge. Se vuoi spostarti sul lato destro del quadrante, è come se vuoi andare in un paese diverso con lingua diversa. Devi imparare la lingua e la loro cultura. Stessa cosa con i quadranti. Devi imparare se vuoi spostarti sul lato destro del quadrante. Se parli con una persona che sta a sinistra del quadrante, vedrà che ti parlerà di sicurezza del lavoro, pensione, reddito di cittadinanza, bonus che offre lo Stato, eccetera. Invece, se parli con un businessman, noterai che non utilizza quelle parole, ma utilizza parole tipo asset, rapporto prezzo-utile, ritorno di cassa, fondo di investimento, PACCO, IPO, ICO, azioni, eccetera. Infatti, se vuoi cambiare quadrante, devi educare te stesso a parlare quella lingua. Kiyosaki dice che se sei nella parte sinistra del quadrante, puoi iniziare a informarti sui quadranti di destra sperimentando, imparando e diventarlo lentamente. Molte persone credono che passare dal quadrante sinistro al destro sia una passeggiata, ma lascia che ti spieghi una cosa. Immagina che ti dica: ti piacerebbe essere il più forte atleta del tuo sport preferito?
Sì, mi piacerebbe essere famoso, un bravo giocatore, avere la fama, vincere la Champions da giocatore, fisico perfetto, eccetera. Ma ti porto dietro le quinte per mostrarti cosa succede. Sai davvero quanto devi lavorare duramente per essere un ottimo giocatore? Sai quante ore di allenamento devi fare più e più volte al giorno? Sei disposto a mangiare pollo, frutta e verdura per la maggior parte delle volte? Vuoi litigare col tuo partner perché non passi del tempo con lui e con lei? Vuoi rinunciare al sabato sera con amici? Sei davvero disposto a fare tutti questi sacrifici per diventare un giocatore? Forse hai ragione, non lo voglio, troppi sacrifici. Potrei capirti se decidessi di non volerlo, probabilmente il costo per diventare giocatore è troppo alto per te. Questo esempio si applica anche per diventare un imprenditore e al cambio di quadrante devi prima capire se fa per te, magari ami il tuo lavoro e guadagni abbastanza bene, senza volere lo stress che ha un imprenditore. Non sto dicendo che non può diventarlo. Ma non è neanche una passeggiata, anzi può diventarlo e credo che sia una delle cose più interessanti da fare, ma tieni a mente sempre il costo e il sacrificio. Tieni presente che non hai muscoli per diventare un imprenditore, in altre parole hai lasciato la scuola senza alcuna istruzione sulla creazione e gestione di un'impresa. Magari non l'hai nemmeno imparata, neanche in famiglia, tutto questo significa costi ancora più alti. Lezione 2. Perché le persone vogliono un posto sicuro? Se guardi a 150-200 anni fa, le persone comuni erano per lo più piccoli imprenditori o lavoratori autonomi. Gestivano fattorie o negozi con dipendenti che producevano spade, armi, vasi, eccetera, eccetera. Se in passato era così normale l'imprenditorialità o il lavoro autonomo, cos'è successo nei giorni nostri che siamo in fissa col posto di lavoro fisso? Kiyosaki afferma con una semplice risposta. Le persone negli anni hanno avuto una specie di lavaggio del cervello e sono state condizionate ad avere un posto fisso piuttosto che l'elastico, le multinazionali, i mass media. Purtroppo il valore del posto fisso ci viene imposto fin da bambini. Infatti, hai mai frequentato una lezione di alfabetizzazione finanziaria e sulla costruzione di un'impresa? Certo che no, piuttosto ti è stato insegnato a seguire il sistema e prendere buoni voti, con il risultato infatti un dipendente leale e competente che non riesce a pensare da solo. Oggi molti studenti sono incoraggiati a prendere prestiti e studiare in prestigiose università. Dopo aver estinto i propri prestiti avranno l'opportunità di iniziare a risparmiare per il loro futuro. Ma la verità è che non viene insegnato a loro come risparmiare, gli viene insegnato come spendere e prendere prestiti. Nel momento in cui si stanno privando di molte cose di diversi anni, inizieranno a comprare case, oggetti lussuosi, vestiti nuovi, auto. Non appena avranno dei soldi in più, presto saranno intrappolati nei debiti e si sposeranno organizzando un matrimonio costoso. E da ora le cose inizieranno a precipitare e la coppia si indebiterà ancora di più. Questo è il momento in cui iniziano a desiderare l'alfabetizzazione finanziaria, in cui si rendono conto che gli è stato venduto un sogno sbagliato e sono stati truffati dal sistema. Kiyosaki dice che la maggior parte delle persone ha problemi economici e che non gli è stata mai insegnata la scienza della gestione del flusso di cassa. Senza questa soluzione finiscono per lavorare di più pensando di arricchirsi di più. Lezione 3. Non mi interessa il tuo ottimo prodotto, parlami del tuo sistema. Spesso amici mi chiedono di entrare a far parte del loro progetto di business. Iniziano a parlare con passione del loro prodotto, parlano della sua unicità, di quanto sia all'avanguardia e di come non ce ne sia un altro sul mercato. Dopo aver ascoltato, mi scuso e non accetto. Perché quando si tratta di creare un business, di solito il prodotto è la parte meno importante. Ma la parte più importante è il sistema e le persone che hanno esperienza in quel sistema. Le persone che si rivolgono a me non hanno mai creato o gestito un modello di business. Il mondo è pieno di prodotti fantastici che non sono mai stati sugli scaffali a causa di un pessimo sistema. Ti starei chiedendo, perché sta parlando del sistema e ignora il prodotto? Lascia che ti chieda questo. Sai cucinare un hamburger migliore di McDonald's? Sicuramente mi dirai di sì, quasi tutti sanno fare un hamburger più gustoso di McDonald's, ma ciò che la maggior parte delle persone non sa fare è creare un sistema migliore di McDonald's. Ciò che ha reso possibile il suo successo non è il suo hamburger, ma il suo sistema. Infatti l'azienda McDonald's è il fast food più famoso al mondo con un fatturato di 21,8 miliardi di dollari. Lezione 4. Non puoi vedere il denaro con i tuoi occhi, il denaro è visto con la mente. La persona comune quando investe utilizza il 95% di occhi e solo il 5% della mente. Se vuoi fare i soldi devi allenare gli occhi ed utilizzare solo il 5% ed allenare la tua mente per far diventare il 95%. Infatti se ci fossero parecchi soldi per strada, la gente andrebbe di corsa a raccoglierli, prendendone il più possibile.
Questo perché il loro livello di intelligenza consente loro di sapere facilmente come vedere e afferrare ciò che è fisicamente di fronte a loro. Sfortunatamente, quando si tratta di intelligenza finanziaria, la maggior parte delle persone ha un quoziente intellettivo piuttosto basso. Non hanno idea di dove andare a prendere i soldi che sono proprio davanti a loro. La chiave per vedere il denaro inizia con l'intelligenza finanziaria. L'intelligenza finanziaria inizia proprio con l'alfabetizzazione finanziaria. E l'alfabetizzazione finanziaria inizia con la comprensione delle parole e dei numeri finanziari. Kiyosaki afferma che non è d'accordo chi dice ci vogliono soldi per fare soldi. Secondo lui, infatti, la capacità per fare soldi senza soldi inizia con la comprensione del linguaggio del denaro. Come diceva il padre Ricco, se il denaro non è al tuo primo posto nella tua mente, non si attaccherà mai alle tue mani. Se vuoi aumentare la tua intelligenza finanziaria, l'autore consiglia di giocare al gioco del cashflow. Ho trovato il suo gioco molto interessante, infatti ti consiglio di leggere il libro Padre Ricco, Padre Povero. Ti lascio il link in descrizione. Questo libro ha cambiato molte vite in meglio e questo è qualcosa che non puoi ignorare. Lezione 5. Trova mentori. Un mentore è una persona che sta in alto rispetto ad altri, una persona istruita e un modello da seguire. Il mentore giusto può aiutarti a risparmiare tempo e fatica, aiutandoti a evitare ciò che non dovresti fare. La persona comune non prenderà mai nemmeno in considerazione ad averne uno. Anche i migliori atleti hanno mentori che le hanno aiutati nel percorso di allenamento. Scegli con criterio i mentori. Assicurati che non siano fuffa. Lezione 6. Conoscere la differenza di attività e passività. Quando la banca ti concede il mutuo per la casa, ti dice che la casa è un'attività. Non ti stanno mentendo, ma neanche ti mostrano la realtà, né ti dicono di chi è quell'attività. La tua casa non è la tua attività, ma è l'attività della banca. Se non ci credi, guarda il bilancio e vedi chi sta andando il flusso di cassa. L'autore afferma con semplicità quando una cosa è attività o passività. Se le cose che compri portano soldi in tasca, allora sono attività. Se le cose che compri tolgono i soldi dalla tasca, allora sono passività. Facciamo un esempio. Se acquisti 100 azioni di Apple a 10 euro per azione, si tratta di attività o passività? A prima vista sembrerebbe attività, ma in realtà non lo saprai finché non vendi queste azioni. Cosa intendo? Diciamo che hai bisogno di soldi e vendi quelle 100 azioni. Se il prezzo per azione sale da 10 euro a 11 euro e vendi tutte le tue 100 azioni, guadagnerai 100 euro in più, il che significa che puoi chiamarla attività. Ma se invece il prezzo scende da 10 euro a 9 euro, hai perso 100 euro. In questo caso non puoi chiamarla attività perché non ti ha portato soldi in tasca. Lezione 7. La potenza dell'essere fiduciosi. Se ti dico che tutti i soldi che vuoi, la casa e l'auto dei tuoi sogni sono lì ad aspettarti, con il tuo nome sopra, che hai solo bisogno di lavorare duro per un po' e poi puoi andare a prendere tutti, lavoreresti duro? Se stai dicendo di sì, allora continua a lavorare, perché quello che vuoi davvero ti sta aspettando. Devi essere fiducioso nel fatto di ciò che tu desideri. Ti sta aspettando, la fiducia ti permette di avere le cose prima ancora di averle fisicamente. Ecco perché le persone di successo hanno una grande fiducia, persino se sono senza tetto. Credono fermamente che ciò che vogliono sia già in posto ad aspettarli. Lezione 8. Come puoi prevedere il tuo futuro? Vuoi che ti racconti il tuo futuro? Parlami delle 5 persone con cui trascorri gran parte del tuo tempo e ti dirò come sarà il tuo futuro. Ora scrivi 5 nomi delle persone con cui passi di più tempo e ciascuno di questi mettilo nel quadrante del cash flow a cui appartieni in quel momento. Ora verifica se queste persone si stanno dando da fare per spostarsi sul lato destro del quadrante o si sono già spostate dove tu desideri essere. In caso contrario, è giusto che tu comporti delle modifiche. Se vuoi volare con le aquile, non nuotare con le anatre. Lezione 9. Sii neutrale verso la vittoria e verso la sconfitta. Per avere successo devi essere neutrale, sia in vittoria che in sconfitta. La vittoria e la sconfitta fanno parte del gioco. Il motivo principale in cui tante persone hanno problemi economici è perché hanno paura di perdere. Se la paura di perdere li ferma, hanno già perso. Infatti, la maggior parte delle persone hanno problemi economici perché le loro emozioni controllano i loro pensieri. Noi, in quanto esseri umani, abbiamo tutte le stesse emozioni. Ciò che determina quello che abbiamo nella vita è principalmente il modo in cui gestiamo quelle emozioni. Grazie per la visione. Ti lascio qui sotto il link dove acquistare i libri di Robert Kiyosaki. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e lascia un like, un saluto
al prossimo video!